Ora sì. Disposizioni sulle condizioni patrimoniali per riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di associazioni e fondazioni. E questo la spiego un attimo. Sì, abbiamo inserito nella nostra legislazione, non c'era ancora, il limite minimo patrimoniale per l'iscrizione al registro delle persone giuridiche, quindi al riconoscimento giuridico delle associazioni e delle fondazioni. È stato fissato il minimo di 15.000 euro per le associazioni e 50.000 euro per le fondazioni. Questo naturalmente non parte immediatamente, non sulle domande che sono attualmente giacenti, sulle istanze, ma partirà per le domande che verranno presentate da settembre in poi. Questa è una legge, no? No, una delibera della Giunta che fissa i requisiti per l'iscrizione al registro regionale delle persone. Uniforma anche un po' con le altre regioni. Torniamo alla situazione delle altre regioni, perché fino ad oggi noi avevamo lasciato aperta questa porta, però effettivamente abbiamo visto, soprattutto in sede di controllo, che se non spingiamo all'inizio non si può. Bene. Il numero 4 del vicepresidente. No, è in commissione. Hanno spostato la commissione terza oggi. Opera diocesana, ma il numero 4 del vicepresidente. No, sono semplici da facciamo, questo cos'è? Ma una credizione, un aggiornamento. E opera diocesana, Madonna del Bambino, Villaggio del Ragazzo, Centro Costa Zenoli, località Morasca, Castiglione, Chiavarese, Genova. Poi assessori Boitano e Buccinelli, Parac SC 2007-2013, concessione di finanziamento Comune di Framura, progetto completamento passeggiata mare, terzo lotto, impegno in liquidazione di euro 78.000. Sono 78.000 euro per quanto riguarda la progettazione, per un finanziamento complessivo di 624.000 euro. Ah, quindi qui finanziamo questo solo il progetto. Quindi. Il progetto è terzo lotto. Già sarebbe. Sono andato a vedere questo passeggiato, secondo alcuni di informazione. Sarebbe una spalla che c'è il plante, eccetera, non è vero niente. No, ha aggiunto anche a me che c'è un'interrogazione del consiglio. I lotti di cui stiamo parlando, ho fatto vedere, ma c'è assolutamente niente. Va bene. Quindi adesso con il progetto poi finanziamo l'altro. Non possiamo parlare di queste cose qui, volevo dire due cose. Adesso noi affronteremo tutto il problema della decorazione reale, eccetera. In quel discorso c'era Borghetto, tra virgolette, compensatore, che è già arrivato un protocollo d'intesa, adesso portiamo anche la delibera. Allora. Tutto quello sulla passeggiata. Sì, certo. Arriva presto. Sì. E invece mi diceva ieri la ASPRE, dico, mancando il vicepresidente, Abbonarmi, gli dice che se noi portassimo il finanziamento di Coproma, loro potrebbero partire. Bisogna portare delibera, sì. È nel FAS. Poi ho parlato. Ho parlato con De Rio che devono fare presto un CIP. A questo punto bisogna dire a Donato che si mette in contatto con anche con il CIP che è a posto. De Rio ho fatto. Poi, infine, vorrei che portaste molto rapidamente la delibera dell'APQ 2006, prima tranche. Aspettavo di entrare sulla cancra. Prima tranche. Abbiamo parlato con IVA. In modo tale che poi contattiamo il Comune di Genova e chiediamo se il Comune intende, non intende. Il Comune è autorità portuale, siamo per i tuoi due, ma non so, ma il nodo è un altro. Perché se intendono sviluppare il rapporto, bene, ci avevano diventato abbastanza rapido, altrimenti ridestineranno quelli. Certo. Però dividiamo in due tranche, portiamo la prima. Lasciamo da parte per la quota. Poi diciamo entro l'estate, partiamo, poi diciamo ok. Al numero 7 dell'assessore Cascino, Comune di San Bartolomeo al Mare, Imperia. Conferenza di servizi, ex articolo 59, legge 96 del 97, successive modifiche,
per l'approvazione dello SUA, iniziativa pubblica della zona Tiviana e di Genova. Parere positivo. Allora, uno strumento di iniziativa pubblica in cui il comune si rimette a posto da un lato del suo, la sua passeggiata, la sua costa, un pezzo di passeggiata, gli arenili e alcuni stabilimenti balneari, anche. Insomma, disciplinando quelle strutture che rimangono tutto l'anno e quelle invece strutture che sono amovibili. Segnalo come rilasciamo l'autorizzazione paesistica e quindi di fatto, voglio dire, sistemiamo questi stabilimenti balneari che all'epoca furono costruiti senza autorizzazione paesaggistica. Quindi ha a che fare con passeggiate a Rimini. Parere positivo. Okay. Allora, numero 8 dell'assessore Paita, approvazione schema di convenzione quadro tra IRE, SPA Regione Liguria, per la questa IRE adesso è operante. Quello che volevo dire, ora è operante, sono stati indicati i vertici, che sapete è un amministratore unico Merella, quindi senza alcuna spesa da parte dell'ente, perché è un dipendente dell'ente, abbiamo tolto ogni diciamo altro tipo di incarico, quindi diciamo è asciugata proprio ai minimi. E sono stati fatti tutti i passaggi di fusione, di incorporazione, ora c'è la nuova società e non si chiama più Infrastrutture Liguria, ma così. Sta per Infrastrutture Recupero Energia. E questa qui è la convenzione quadro, diciamo, che facevamo tutti gli anni per la parte infrastrutturale, che invece diciamo. Ho tutto per dire a Gabriella e a Lella di guardarvi un po' con ballerini le vicende conigliane di nostro. Sì. Adesso con lei sono riuscito a parlare, guardatevelo un po' bene, una cosa io anche preoccupazione, quindi guardatevelo un po' con attenzione. Cioè. Mi un po' bisogna pensare. Ok. Al numero 9 dell'assessore Rossetti, che ha delegato l'assessore Ramau, differente ripartizione delle risorse relative alle azioni regionali per le scuole dell'infanzia anno 2014. Numero 10, assessore Rossetti e Vesco, ordinanza del direttore generale dell'ARPA Liguria, numero 80 del 26 maggio 2014, concernente il bilancio economico di previsione relativo al periodo 1 aprile 2014, 31 dicembre, determinazioni conseguenti. Numero 11, assessore Rossetti, presa d'atto relazione conclusiva delle verifiche contabili effettuate sui bilanci dell'esercizio 2012 delle fondazioni ex IPAB e estratte ai sensi della DGR nel 2012. Numero 12, assessore Rossi, una proposta di atto amministrativo al Consiglio, integrazioni al programma regionale di promozione sportiva 2013-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale numero 23 del 2013. Quindi, velocemente inseriamo la possibilità di finanziare all'interno dei grandi eventi una serie di manifestazioni sportive in una logica comprensoriale dove ci sia un rapporto ovviamente tra più comuni per lanciare dei brand territoriali e una serie di calendari di manifestazioni sportive soprattutto incentrate sull'outdoor e quindi valorizzando l'unione tra corpo e protocollo. Ma del Giro d'Italia non so più nulla. Sì, nel senso che dopo l'approvazione dell'incontro, voglio dire. Fine luglio. Del Presidente un disegno di legge. La Michele ha già marcato in agenda. Numero 13. Questa è quella distribuita la settimana scorsa, va bene a tutti. Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della regione. Devo interpretare il silenzio come senso che non l'avete visto. Sì, no, sì. Un po' è bello. Non vuol dire niente. Come a scuola, non puoi dire. Non l'ho visto. Va bene, allora. La distanza di questa cosa è un indirizzo a fare concorsi con consorzi con cui espandire adesso detta una cosa che viene come può andare in funzione
poi okay. Risacco. Allora, del presidente, concessione del patrocinio e l'uso del logo della regione Liguria ad iniziative varie. Poi dell'assessore Berlangeri, approvazione progetto di fusione tra le fondazioni culturali della regione e del comune di Genova e approvazione statuto della fondazione incorporante. Quanti membri ha? Ci dia 5? Ci dia 5 membri, 3 nominati dal comune e 3 nominati, sì, 3, e 2 nominati dalla regione. Vabbè, dai. Siamo d'accordo, adesso con questo atto qui noi chiudiamo la parte formale, il processo societario, tra virgolette, cioè, va attivato adesso con la sua nuova. Peccato. Naturalmente questa cosa qui poi comporta in tutti noi regionali uno sforzo di regionalizzazione, una formazione molto prestigiosa. Tenete presente che l'altra realtà regionalizzata per 3 anni è la Free Commission, e con la Free Commission abbiamo un ruolo particolare rilevante che ospita la metropolitana di cui lavoro, sono attualmente in corso, finiamo con un anno circa. Quindi abbiamo due fondazioni che hanno fermo sul capoluogo, una adesso, come dire, ha una funzione significativa, diciamo avrà, ovvero anche l'altra avrà, non tanto la funzione, ma una. Però avendo visto questa esperienza locale, se tu hai da distanza, se adesso le varie realtà, diciamo, rurali riuscissero a interloquire, penso che ne possano nascere cose interessanti, anche perché i personaggi che vengono a Genova, di più, alcuni, parecchi, alcuni, penso che non abbiano difficoltà a fare, diciamo, 2 tappe, mi sono spiegato, no? Siccome insomma sta funzionando molto bene, ci vuole un po', non è che funziona a distanza, però penso che possa funzionare a Saremo, spero, Savona, il Venga. Possiamo dire che adesso ci sono 2 strumenti di governo delle politiche culturali ottimali, no? La nuova fondazione regionalizzata per la promozione culturale, la Genova Liguria Film Commission, la Mediateca per la promozione della parte di spettacolo, oltre che cinematografico, anche di conservazione della Mediateca, anche di spettacolo dal vivo, perché con la riforma del Fondo Unico per lo Spettacolo a livello nazionale sarà possibile istituire per ogni regione dei circuiti teatrali e di spettacolo, che è una cosa che aspettavamo da 3 anni a questa parte. Poi ci sono succeduti ministri su ministri, adesso finalmente il ministro Franceschini l'ha fatta, no? Quindi siamo in grado di mettere in campo tutti gli strumenti di governance ottimale. Va bene, ok, andiamo avanti. Poi del presidente, approvazione del programma 2014, gli interventi in materia ambientale a valere sul capitolo 2067, gestione integrata dei rifiuti, modalità, presentazione, domande e finanziamento. Poi del presidente. Come abbiamo votato una delibera nella quale abbiamo individuato i comuni che hanno ottenuto il 65% delle quote di credito, quindi la prima modalità da dare a questi comuni. Quello che rimane dell'equa tassa, invece di, diciamo così, come altri anni sono stati pagati ai comuni in modo distribuito, vista che non si raggiungono dei grossi risultati con la raccolta differenziata, la fatto di fare una gara, quindi mettiamo a gara i fondi della in modo tale che tali comunque possano presentare dei progetti e quindi sulla base della valutazione dei progetti poi dare. Questa qui sarebbe meglio fare la settimana prossima, no? La dice. Io non conoscevo il oggetto.
No, se posso una cosa, facciamo la settimana prossima. Ma la mettiamo in sacco la prossima settimana? Vabbè, portiamola anche così, nel senso che... Nel senso che l'assessore si è dimesso ieri, vorrei dire che nelle prime settimane, mi pare anche tu si ricorda molto. Vabbè. Una cosa, come dire, cioè, mi pare che sia una cosa abbastanza, diciamo, importante dal punto dell'indirizzo, no? Cioè, nel senso che è una cosa che non aveva mai fatto, no? Sì, nel senso che facevamo una cosa un po' diversa, nel senso che prima davamo finanziamenti a tutti i comuni e poi una quota. Non portiamo neanche fuori il sacco, adesso quando facciamo il giro delle che diciamo, sono assolutamente particolari. No, allora, perché tutta questa materia qui dei rifiuti la stiamo proprio completamente rivoltando in questi giorni qua, no? Sì. Abbiamo fatto l'accordo col Piemonte, stiamo facendo col Piemonte che è disponibile a intervenire in caso di emergenza. Si è fatto l'accordo con la provincia di Savona, che è stabile per Sesti Levante e che invece è di supporto nel caso, diciamo, che sia un scarpino per i comuni della Cinque Genovese. C'è da capire come affrontiamo il tema di Genova, diciamo, nel caso di eccetera, eccetera, che forse il tema biodigestore, il tema differenziale, anche se è giusto a questo punto utilizzate di prospettiva, aspettiamo una settimana, insomma, è abbastanza coerente. E quindi, scusi Presidente, anche la proposta, approvazione dei criteri, proposta al Consiglio, approvazione dei criteri per la formazione delle aree omogenee per la gestione dei servizi territoriali in materia di rifiuti. Tenete presente che il Consiglio sui rifiuti dovrà essere l'uno, anche in relazione al fatto che l'uno, alcuni di noi sono a Roma per il Tirreno Power, e anche insomma, al fatto che l'assessore si è messa a fare ieri, no? Oggi, lo spostiamo all'8 e quindi diciamo che queste cose qui potranno essere raggiunte del prossimo giorno, sì, abbiamo il 30 faremo le due deleghe, il 4 facciamo la giunta e l'8 facciamo il consiglio, va bene? Quindi è oggi il giorno delle dimissioni formali, sì, dal 27. Vabbè, cioè, lunedì facciamo le... il giro. L'ultima, allora, dell'assessore Rossetti, revoca percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, primo, secondo e terzo e quarto, primo, secondo e terzo anno, anno scolastico 2014-2015, affidati a NIVE SPOP a seguito di revoca, accreditamento e affidamento ad ARSEL delle procedure di individuazione dei soggetti attuatori subentrati. Bene, abbiamo finito? Ci siamo. Allora, vediamo un po' di mettere in fila la giornata. No, prima vediamo la cartellina gialla che ci aiuta a organizzare il mese. Qualcuno mi ha chiesto anche di cominciare a pensare, se lo dico subito, partiamo con un secondo fondo. Dunque, oggi noi presentiamo una vicenda molto complessa che si chiama Stoppani. La presentiamo col progetto, anche se devo dire il progetto più un piccolo saluto, però non riuscirò a fare. Abbiamo una vicenda sostanzialmente, la voglio riassumere così: Stoppani è un disastro ambientale colossale, c'è la curatela, il compito della Stoppani fallisce, la curatela di verificare e poi anche valorizzare gli asset. Un governo che poi fa di due decide di intervenire come signor, diciamo, no? E avvoca se tutta la vicenda e poi si va in danno perché nessuno deve immaginare una confusione di danno. La gestione commissariale fatta da quel governo a un uomo legato al ministro, diciamo, scelta interna, mentre invece poi col cambio di governo nel 2008 i governi che sono succeduti hanno, la riassumo io perché oggi andate a Roma a firmare un'opzione, no?
giusto? Sì, sì. Abbiamo programmato oggi la prospettiva che lei fosse ancora presente oggi, ma oggi va in Cassazione a comunicare che ha dato le dimissioni. A comunicare che... No, che ha optato, diciamo, no? Eh? Sì, deve dire, si resa l'opzione in Cassazione. E il motivo per cui non è qui stamattina. Vabbè, da allora si alterano i prefetti, lo scorso anno provo a sbognarcela, noi resistiamo. Attenzione perché siamo arrivati che manca un anno, che l'anno fanno per finire, qui siamo a metà, manca 6 mesi. A farla breve, poi si trovano un po' di finanziamenti sul nostro, un po' loro, il governo, e adesso si fa una gara in cui c'è la demolizione, cioè adesso c'è la parte centrale più visibile, diciamo, del processo di pubblico. Tenete presente che l'inquinamento da cromo esavalente è a 50.000 volte superiore al massimo consumo. Vabbè, lì si è fatto un lavoro grande, anche discusso, ma è tutto discusso in questo paese. Si è fatto un lavoro abbastanza grosso e adesso si è fatto l'appalto, che ha fatto naturalmente il prefetto commissario, col quale si avvia la parte più forse visibile, che è la demolizione del corpaccione centrale. Dopo aver fatto però un'operazione molto importante di captazione delle acque di falda, convogliate in un sacco, che è un impianto che tratta le acque di falda e che ha fatto già scendere in modo molto significativo il livello di inquinamento, anche come i trasporti di qualità. Dopodiché, essendo tante le cose da fare, pochi soldi, il prefetto ha fatto una gara in cui in parte mette soldi e in parte dice che l'intervento va pagato, cosa che vi spiegherà oggi, ma va pagato con la gestione della discarica di Molinetto che viene, diciamo, saturata e trattata. Su questa gara sono usciti articoli giornali per il secolo abbastanza, diciamo, che riportavano indagini, approfondimenti. A questa gara qui si è presentato un soggetto solo, il commissario, che immagino la commissione che lui ha istituito, l'ha visitata. Hanno consegnato i lavori in questi giorni e adesso i lavori sono il 9 giugno. Non so il segmento di cui parliamo in quanto vale, 8 milioni, credo. Il prologo qui vale 11 milioni. Il che porta al totale, compresi gli interventi già fatti, quello che si è speso lì a 60 milioni di euro, che sono, che non è finito, giusto? No, 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 via. Poi la bonifica. Sì, a chi propedeutici la bonifica? Poi che sia fatto bene o no, diciamo, ha deciso di intervenire come governo, oddio, magari non sarebbe mai fatto, però sarebbe stato tanto tempo. Quello che bisogna evitare, lo dico anche per l'anno successivo, diciamo, è il tentativo di scaricare di noi stare qui. Io mi sono rifiutato, tenete presente che venuto a casa mia perfetto il 2-3 gennaio, ma lì è successo un disastro, io vi denuncio, perché lì ci sono spese ancora tante soldi. Va bene, l'unica cosa che presentiamo oggi in quanto a schede, dopodiché la prima bozza vi dico subito che il 7 io portare in emesso, il 5 il caso magari lo spostiamo, o lo fate lo stesso, ve lo dico più di questo. Sì, l'ho fatto. Comunque, in poche parole, diciamo, il 7
7 luglio ci scriverete la convenzione tra Pietro Stelte SRL e l'ente della società di arte. Ente Parco Monte di Portofino, presentiamo l'ente Portofino alla gestione della locanda per la valenza turistica più significativa dell'operazione di gestione del collezionamento, visto che il resto è anche per gli amici. Poi sapete che ci sono ancora discussioni, gli affitti, là. E va bene. E poi c'è l'exata questa per far terminare, però diciamo che come lavori noi con questo abbiamo finito, sì, poi ci sono lavoretti. Lavoretti, ma deve fare il FAI, non dobbiamo fare. Va bene, so. Perché ha cose da fare. Allora, comunque sono stati recuperati una serie di edifici che sostanzialmente ospitano alloggi. C'è lo sport, i posti per i ristoranti. Tre posti per i ristoranti. E poi si è recuperato l'edificio, la pensata locanda, che il primo di luglio verrà consegnato al FAI, al FAI, che dovrà forse un attimo, diciamo, metterci qualche arredo, immagino. Dopodiché si può ospitare la... Poi l'8 luglio invece, e ne parleremo in giunta il 4, andremo a inaugurare due pezzi importanti del Polo di Peglia, che è il Cupo Borgo Foce e il Cupo Borgo Parasio. Qui la sto lavorando alle schede che porteremo qui il 4, insieme alla scheda del recupero complessivo di San Fattorio. A questo punto permettiamo una sua complessità. Il 26 invece c'è Calizzano, io avevo bucato per motivi personali la casa di riposo di Cairo Montenotte, questa è un po' strana, si riferisce a Cairo Montenotte, sì, casa di riposo di Alloggi, al Mini Alloggi, sì. Pensavo di andare a vedere perché ho avvisato il sindaco, non avevo andato, pochi minuti per di Napoli. E poi in attesa conferma a Ongianini, in attesa di conferma di Valencino, che peraltro ormai c'è un commissario. Vabbè, diciamo che piano piano che ci dicono che finiscono le cose, vediamo se andare a vedere. Poi abbiamo messo una scheda su Face, e Face è più alle 10:30, quindi non per fare del tempo adesso, è una realtà che ha 700 persone in più, si stanno portando. A cose importantissime, cerca spazi per crescere, e potremmo anche inserire nel ragionamento Piaggio uscita, perché più che andare a sbarcare a colline mi sembrerebbe logico. Poi nei progetti strategici. Direi per fare il calendario, Claudio, di luglio. Sì, lo avevo detto prima. No, delle aziende. Ah sì, ma l'abbiamo praticamente fatto. Perché io avevo il 4 facile, anche la sposto. Lo spostava. Allora senti, il 4 verrebbero incrociando le dita con... Ora tengo ancora fermo facile. Sì, ma 30-60. Cioè, verrebbero Maiotti e dai, cioè San Giorgio del Porto, avete capito perché io incrociando le dita. Ok. San Giorgio al Porto, e poi fine mese vuoi chiedere la cosa se vuoi venire, perché io ho pronto Facci che era il 4 e il gruppo IB che era quello che l'ho trovato per questa mattina. E poi c'è anche, però non può neanche 18, no, c'è il 4, sì, aveva messo in fine, allora, no, lì pensiamo un attimo, no. Sì, la possiamo fare, quelle due che hai detto tu che non conosco, possiamo fare Bombardier, possiamo fare Costa, se la piacere di venire, e possiamo fare anche una volta Baglietto, insomma. Beh, poi inizio agosto, settembre. Sì, poi diciamo sospendiamo. Però la settimana che tu non ci sei, cosa ci dico? Sono giunte. La settimana, poi sono tutti per voi.
Io non ci sono la settimana, l'11 al 18, ho fatto oggi, la giunta del 11-18. Allora io vado via dal 13 al 20. Cos'è? Domani come sono queste cose? 13 e 20 sono le due domeniche. Comunque aspettiamo lunedì come va l'altra vicenda. Sì, adesso ho visto che si dà abbastanza per scontato, penso che vada bene, però magari mi ha chiesto di venire a decisione su questo. Quella volta lì vi ricordo a tutti di recuperare la compagnia per trattare dopo il fatto del lavoro, quindi lo potremmo fare insieme. Va bene. Poi invece. Come giunte, così finiamo anche questo pezzo, allora, 4 sì, 11 sì, 18 Montaldo, 27 Montaldo. Ci dovrebbe essere una richiesta di una giunta straordinaria al 7 intorno all'una, 7 di luglio. No. No, è un lunedì. Va bene. Lei ci ha perduto. Io l'ho detto prima. Vediamo col... Ma non so, facciamo fare 4 quelle cose, no? Una... E non si può fare manco l'8, no? E l'8 sarei sulla base del 7 dell'operazione che collegata. L'unica cosa è che se non ci sono bisogna che qualcuno cioè che ci siamo andati. Se chi lo sa poi non io forse non ho bisogno per martedì 3, se dopo consiglio per una pratica. Martedì 1. Allora, ecco, adesso poi lo dirò meglio dopo, ma io martedì sono a Roma perché non parlo, ma se tu ce l'ho per qualcosa. Adesso parte che oggi parleremo anche un po' col gruppo, eccetera, ma so come dire. Cioè, quelli che non hanno altro da fare, bisogna che si vada. Però tu giorno il gruppo nostro c'era tutto, eh? Quelli che non hanno altro da fare, nel senso che non hanno compiti amministrativi, dovrebbero avere il consiglio di unità finalità, diciamo, personale. Va bene, dai, allora metto un po' insieme. 4-7, poi li altri. A meno che non si possa fare se non si potesse, Claudio, l'8 mattina alle 9, 9 e mezza, e 9. Io se non c'è Claudio non so come fare, se devo andare in tanto. Non so poi perché ti ho capito. Sai, 4 no, l'8 no, è solo 7. Bisogna farlo qualche giorno prima, perché ci sono... Ho capito, ma se non ci sono non si può fare, se lui non c'è, se c'è, se non può. Se si sia lunedì. Va bene, dopodiché abbiamo messo sul sito quello che completa in qualche modo gli interventi di tipo culturale, nel senso che abbiamo presentato una volta gli interventi FES, una volta l'intervento FAS Cultura, adesso cosa più ignorante, cioè, anche se questo qui su Twitter mi scrivono sempre, non ho capito nessuno. Abbiamo messo un progetto di il primo evento che organizzano e che ci portiamo. Vabbè. Abbiamo messo una scheda che spiega tutto il lavoro di promozione che si fa perché specialmente Castelli recuperati vengono poi in cintura tutti. Perché da Castelfranco in giù rischio per recuperati e poi li chiudi e vanno via. Venendo meno alle mie, diciamo, la mia cultura materiale, diciamo, ho accettato che c'è un modello strategico su una cosa che riguarda invece le cose di materiale. Faremo l'avatar di Burlando. Che racconta? Che racconta i castelli. Va bene. Poi, due cose di merito. Abbiamo chiesto notizie dalla scuola di Casella, che arriva in va alla fine o no? Sì. Ma cosa dobbiamo fare ancora? Aspettare il 5. Poi diciamo fare una piccola cosa. Cioè, sì. La gente che ha loro può fare. Ah.
No, l'ultima cosa la Cervara, lo dico agli urbanisti, lo dico a... Berlino ha parlato più volte, di Mapelli, e vuol dare una crescente ruolo turistico, diciamo, per compendio lì, turistico nel senso di eccettivo, non solo nel senso di eventi. Adesso io mi ha fatto anche vedere un po' il parco, non si è pronunciato, la cosa adesso va direttamente sul comune di Sardegna. Non ha espresso il parco? No, i giornali dicono di no. Io ho visto un cambio di comunicazione. I giornali dicono di no e che hanno domandato, ora non so come dirlo, è chiaro che non è un turismo per buttare tasche, insomma. È più alto, molto alto. Però questo ha fatto un'operazione, che non credo, come dire, sia stata fatta con l'obiettivo del ritorno economico, perché non credo ci sarà, diciamo, no? Nel senso che penso che costerà molto di più la spesa di quello che si percupera. Però una regione polivalente come questa, in termini turistici, cioè, forse bisogna ancora, diciamo. L'operazione di recupero che ha fatto lì è... Va bene, direi che non ho altro io. Dunque, adesso vediamo invece le giunte. Dunque, torniamo alle giunte. Quindi, 4, 11, straordinario. Sì, certo. 4, 11, 18, 25, 1. Dopodiché il consiglio penso che possa durare la settimana che comincia a 4. 4, 11, 18, 25. Ma tutti i venerdì. Tutti i venerdì. Credo. Tu si mette 15. Ripeto, 4, 11, 18, 25. Dopodiché io non ho contezza di quello che fa il consiglio, ma di solito il consiglio prosegue ancora la settimana che comincia a 4, no? 4, martedì 5, 5, mercoledì 6 farà. Sì, 4, 5, stavolta fanno anche il mio In quel caso potremmo decidere fin d'ora di quando conosceremo il programma del Consiglio, si fa la giunta alla fine del Consiglio, l'ultima, poi se è all'una la faremo alle due, se finirà alle quattro la faremo alle quattro, Poi per come organizzare, diciamo, aziende e quant'altro, Le aziende ci pensiamo fino al primo agosto. Sì. Poi per la lista fai una giunta alle quattro. Mi sembra giusto. E magari mettiamo solo la scheda sul sito e poi mettiamo le schede le abbiamo messe anche nelle settimane in cui non c'è fatto molto tanto visto che ci tengono anche a venire e ultimamente la stampa ha anche dato qualche cenno di, diciamo, di risposta. Dopodiché permesso che io sto qui in zona, diciamo, riprenderei le giunte come al solito il primo giorno, il primo venerdì di settembre, che non so quale sia, ma si parte per Stefano A, 1, 8, 5, e se c'è bisogno ne facciamo due gli ultimi giorni, no? Se c'è bisogno facciamo anche le altre. Se no, che vediamo. Anche gli uffici hanno un mese, no? Abbondante, lì ne abbiamo 27, 7. Organizzati un po' per tempo, noi portiamo l'assestamento, Claudia, fine di agosto, no? Fine luglio. O il 23 o il 29. Come giunta è alla fine l'ultimo consiglio, non so quando sarà. Il consiglio c'era già un'ipotesi per il 5, la riunione che si è fatto. Sì, nel senso che se il consiglio fosse di mercoledì, per dire una cosa, finiamo di mercoledì, poi continuiamo a lavorare continua. Con Claudio, appunto, può andare via tranquillamente, adesso non sono neanche un anno, prima di via, se non arrivo di basta, e poi riprendiamo le giunte per la porta, poi se andare con voi, tutto nel senso. Va bene. Oggi facciamo, all'una viene, quindi quanto abbiamo? Ma il 12 e mezza viene il turismo.
All'una viene l'Imperia, subito dopo, ovviamente, nel mezzo, quello che sarà, facciamo Stoppani, e facciamo la Fese, e poi presentiamo, diciamo, Stoppani, vabbè, c'è andato il progetto, ma anche sarà un programmato apposta, perché questo ancora essere, non c'è neanche spazio oggi. Renzo, Angelo, e l'ho messo, questo è il programma. Dopodiché io penso che dopo la giunta dovrà fare un commento, no? Dopo fare la fine, così almeno la prima volta serve un suo dio per forza, e anche per liberare Fese e quant'altro, e avviare un percorso politico, diciamo, in cui giunta consigliere, partiti, in particolare chi mi ha chiesto, diciamo, fare uno scambio di opinioni, segretario, presidente, capogruppo, che lui è esteso a quello che io posso. Dopo bisognerebbe fare una cosa di maggioranza, ma che non so veramente quando farla, perché lunedì sono giornate bestiali, poi c'è venerdì, poi c'è lunedì sono giornate bestiali, poi c'è proprio il Confindustria. Poi io penso che devo stare giù 2, 3, 4, perché no, 1, 2, 3, perché l'uno pomeriggio c'è Tieni Power, il 3 c'è Esaote. Quindi bisognerebbe arrivare nella notte tra l'1 e il 2 per ripartire con la legge del 2. E poi il 3 c'è Esaot, no? Tutto bene? E poi il 4 c'è Giunta e c'è Moretti. Tra l'altro Esaot è venuto nel completamento del Ministero della Giunta. Sì, il Vesco si è occupato, come chiesto ai lavoratori, di posporre l'incontro al lavoro per Esaotte a dopo l'incontro su Esaotte al Mise, che i lavoratori considerano essere un ambiente più favorevole all'intesa positiva per il mondo del lavoro, e quindi per l'incontro lì si farà il 7. Già che siamo a questo riepilogo concordia, è andata bene, nel senso che il PD ha votato a favore, che la APT Toscana ha votato a favore, che la ASL ha votato a favore, e che l'osservatorio presieduto dalla dirigente regione Toscana ha votato a favore. Sembra difficile aggiungere commenti. In sostanza la richiesta di Rossi della provincia di Grosseto era quella di farla galleggiare e di aspettarsi. So praticamente non si possa immaginare di fare una carta di gente. Se poi a settembre siamo in Italia, stai un altro anno, si becca galleggiare un po' l'inverno. Naturalmente questa cosa è consegnata al governo e al presidente del Consiglio Toscano. Ma comunque, diciamo, se magari mi stai chiedendo ma cosa succede, succede che si può fare dove, non è che si possa anticipare. La ragionevolezza porterebbe a fare un pensiero, dopodiché si può lasciare dove. Lunedì, tra l'altro, non so gli orari, ma in coincidenza con quella giornata lì del Trento, no? Adesso Zampini ha chiesto di vedermi, se ce la faccio vederlo, dico, anzi chiede a Michela poi se l'ha messa, dopodiché adesso io non so che taglio daranno a questa cosa qui, ma se posso dare una chiesta di confronto, bisogna dare il taglio di una realtà in cui cominciamo a vedere 4-5 svolte molto importanti per una economia che stava veramente andando. Che bisognerebbe che loro e anche lui, Zampini, rivendicassero la Concordia. Cioè, se la Concordia arriva, mi pare che sia probabile, insomma. Sono 100 milioni per il settore compagnia e diciamo, ecco,
c'è una botta. Poi il 15, il giorno in cui non ci sono, ma qui comunque non era previsto che ci fosse l'istruzione, se il taglio della lamiera di andare da crociera a Sesto Poniente, quindi il parco in pieno attività di Sesto Poniente. È operativo il provvedimento della finanziaria sul rinnovo della flotta, e quindi per 10-15 anni andiamo già a pieno ritmo. Dicevano a Roma che pensano di fare il closing dell'operazione energia a Shanghai Electric dopo l'estate, settembre, ottobre. Dopodiché si apre per Sala Energia un mercato enorme, insomma, no? E poi abbiamo chiuso, anche se adesso sono chiusi gli attuali sindacali in dettaglio, un'operazione di piaggio per fare il Villanova con la pace sindacale allo stabilimento di primo ordine, uno dei pochissimi al mondo che farà i drogi, e che poi lascia a Genova attività qualificata di service, di delivery center, di acciatura con 250 addetti, più diciamo quelli che l'azienda potrebbe portare un'attività nuova, e più diciamo quelli che potrebbero essere occupati se alcune aziende piuttosto che uscire o altre dovessero occupare quel parco di stabilimento. Quindi diciamo, questo lungo inverno diciamo, di crisi produttiva comincia ad avere alcuni pezzi che vanno a posto. Cioè, uno per una tragedia, va bene, ma visto anche su questo poi mi sono toscani che non mi hanno trattato come una tragedia, non è un mismo, una tragedia, non è una tragedia. Ma... adesso bisogna, come dire, fare l'operazione nel porto che è più attrezzato per farlo, appunto, perché è una tragedia. Non vediamo che bisogna fare una lavorata. E poi, diciamo, Fincantieri, Ansaldo e Piaggio sono tre realtà che possono passare una fase molto negativa per diversi motivi. Ansaldo è una fase molto negativa anche per motivi, diciamo, di difficoltà della capogruppo della volta, e anche per dimensioni di mercato. Adesso avete visto una cosa, l'ho già detta, ma la ripeto in una nuova, cioè, non ho ancora detto. L'operazione Cina-Russia, Cina-Russia sul gas è un'operazione che è una dichiarazione di guerra all'Europa di Putin, no, è stato evidente. O di guerra, come dire, o un'alternativa a voi per prendere il gas. Pezzi molto bassi, però ce l'ha. Però un po' di pesca. E questo da parte della Cina, questo vuol dire cominciare a costruire centrali a turbo gas per sostituire ugualmente il carbone che abbiamo fatto una settimana in 10 anni. E perché la situazione ambientale della Cina è anche. Questo fa sì che nell'aspettativa di fondo strategico il mercato potenziale di Ansaldo passi dal 6 al 12% del proprio bilancio. No, l'altra cosa che cambia moltissimo il scenario è l'acquisizione da parte di Ginesi, nella rete di Alstom, seppur la francese, cioè con stato di azionista, eccetera, eccetera, eccetera. E questo comporta obbligatori processi di concentrazione, di partnership, perché a Salo sono molto bravi, ma anche prima di queste concentrazioni, il fatturato di Ansaldo era un decimo di quello dei componenti principali, quindi Ansaldo, un miliardo e mezzo, 15 milioni, questi sono i bombardi. Mentre è chiaro che questa massa critica che deriva dalla cosa con Shanghai Electric funziona diversamente, stava partendo. E quindi bisognerebbe provare adesso, io pensavo di non poterci andare perché il 30 aveva detto un conto di Piano Paolo. Bisognerebbe dare un taglio in cui si enumerano, diciamo, ecco, visto che la cosa è presentata quasi come operazione da un passaggio, no? Dopodiché ci sono invece ancora alcuni nodi delicatissimi, uno la facciamo appunto lunedì, martedì
al provvedimento della magistratura si somma un provvedimento del Ministero dell'Ambiente, che non esiterei a definire un provvedimento di chi forse ha riflettuto meglio su alcuni suoi precedenti atteggiamenti, e penso che ci siamo capiti, non posso dire di più nessuno, che però adesso rischia di avere un fatto devastante. A questo punto sviluppo economico messo insieme ambiente, sviluppo, regione, comuni, anche i comuni mi ha detto Renzo, no? Vengono. Sì, sì, mi ha concesso, ha detto Castano della Vera. Poi c'è sindacato e azienda. C'è il sindacato nazionale, l'azienda, i due ministeri, le tre regioni e i comuni. Adesso la cosa nuova di questa vicenda è che loro hanno convocato le tre regioni, cioè anche le regioni dove hanno fare altri impianti. Commento adesso, ma la vicenda di una parola come la concordo, cioè, nel senso che o si fa a Genova in un caso va in Turchia, o si salva Rado, oppure di una parola più la scelta, insomma, no? La scelta. Quindi, amico, forse potrebbe fare questa cosa? Non lo so, insomma, magari fallo presente tu, eh? Sì, perché l'osservatorio, come si chiama, è arrivato a conclusioni molto diverse da quelle che sono arrivate, per esempio, i componenti, no? In particolare per quanto riguarda il rapporto tra la mortalità e l'abbia. No, tra l'altro è molto interessante misurare bene la situazione, diciamo, dell'inquinamento in questo momento in cui è chiusa, perché poi sono cose che saranno anche tutte da dire, ma non sembra ci sia un'enorme differenza, cioè nel senso che no, almeno su alcune cose che testa, almeno non so, perché abbiamo la chimica, la piccola chimica, diciamo, il piccolo chimico non può essere molto importante. L'infanzia si arrivi da fare la categoria di chi giocava al piccolo chimico e chi al dolce forno. Chi al meccano, loro si vogliono fare la completa. No? Vabbè, questa è una. Poi c'è la questione esaurita, che si lega naturalmente al Zeglio. Oggi sapremo come è andato il secondo round dell'università, chi sarà il rettore, oppure chi saranno probabile i ballottanti, diciamo. E dopo il ballottaggio poi avremo un rendezvous e immagino anche con un confronto tra l'attore, diciamo, che sta comandando il suo mandato, con quello non insediato ma sostanzialmente scelto, si dovrà capire che si fa in particolare dei 15 milioni che sono applicati per montare o smontare l'operazione. Dopodiché, se questa cosa non si fa, bisogna capire se possiamo non perdere soldi e connessi anche l'operazione. Come sempre ho spoilerato, l'ho visto quando non ci fai, non ci fai. E poi c'è la questione esaurita, insomma, che discutiamo il giorno 3, che sostanzialmente propone di portare a zero tutto meno la parte di Manfredi. Ci ha detto mamma, però l'avevo fatto. E non so se è su questo che bisogna fare la cosa. Tenendo comunque una parte della struttura a Genova, sternizzandola, facendola. Sì, lo faremo. Un po' di outsourcing in manifattura, tenendola su se stesso. Basta. Il trasferimento da parte di eccetera eccetera, non con un nuovo edificio ma utilizzando al meglio edifici già fatti e non del tutto fatti. Come messa la situazione sembra una cosa che abbia anche un po' di razio cibo, no? Come avete presente l'edificio CHT Banca, l'università CHT Banca. Vabbè, poi come ho già commentato più volte non capisco neanche cosa voglia dire lo studio di azoti, nel senso che cosa fai, diciamo. Chiede a Siemens Ericsson di tornare alle rispettive sedi, cioè chi ferma Siemens Ericsson, diciamo, il resto lascia con me, insomma. Nel senso che l'operazione di
Zai nasce quando Biasotti era presidente della regione, c'era una cosa che era di fatto. Noi eravamo qui, lo ricorderanno Enzo, Enrico, Claudio, cioè, l'operazione ha deciso, ha gestito la persona, ha deciso, chiaro. E infine poi c'è, infine sono tante, ma sono adesso tipo le più grosse, bisogna che in questo mese noi veniamo a capo di Viva, poi ad agosto ci sono, ma stiamo a fare. Io ho sollecitato di nuovo Castano per dire che c'è però bisogno. Però adesso faccio chiedere a Lorena, a Daniela, che se va da 20 minuti, ancora al giorno 4, perché devo dire che nella cosa affrontata finora Poletti è stato molto, diciamo, disponibile e anche molto intelligente nella proposta da fare, perché abbiamo bisogno noi di avere un altro strumento per... E la partita è complessa, abbiamo bisogno di questo strumento di deroga gestita nazionale e poi rimarrà comunque aperto il tema dell'integrazione salariale perché il vecchio accordo di programma la prevedeva. Io sto ricevendo telefonate dal sindacato che comincia a preoccuparsi perché... Settembre vicino. Tanto martedì vediamo esatto. Comunque giù caso. Adesso lo dirò anche al ministro che ad agosto tanto se posso dire una cosa sulla c'è un po' di tensione rispetto ai pensionati della mia della vicenda mia perché allora scusa in quei 20 minuti mezz'ora parliamo un po' siccome io ho sentiti e sarebbe opportuno che dedicasse un attimo di tempo anche loro onde evitare anche magari manifestazioni, proteste, insomma, che magari possono mettere in atto, se più non è perché è passato un mese, non abbiamo saputo nulla. E le notizie invece che arrivano dai dirigenti, dai direttori, che erano presenti, non sono positive. Però facciamo una mail al ministro, dai, chi ci pensa? No, secondo me sono due argomenti. Sì, va bene. No, sì. Cioè, IVA e di avere per tempo un tre quarti d'ora di tempo, possiamo allora, pensare di fare una delle delegazioni. No, perché abbiamo fatto una riunione recentissimamente. Abbiamo fatto anche di IVA, ma devo dire un po' più in fretta. A questo punto, in questa nota, bisognerebbe dirgli esattamente come siamo messi. Cioè, e tutti siamo d'accordo a trovare una modalità. Il problema è che non si è ancora trovata questa modalità. A questo punto, suggerisco anche l'ipotesi che praticate. Sì, suggerisce anche che poi dice, ci danno mezz'oretta, avvisano anche che sulla questione amianto, eccetera, eccetera, non è escluso che... Ma ho visto che ieri da qualche parte. Però... Io non escluso che ieri hanno fatto una manifestazione. I due fanno una manifestazione. Ecco, avete visto che ha fatto un provvedimento con un'altra fascia di esodati, sì? Sì. 32 milioni. Che vuol dire a 3.000, per noi, no? Se fosse la media. Sì. E, dopodiché c'è la questione che adesso affronteremo magari a latte o l'uno o il tre, cioè, perché a Mise e Mise, le riunioni sono Mise e Mise, no? Sì. E con il nuovo commissario, con il nuovo giovanotto, diciamo, che ha preso in mano l'IVA, che noi abbiamo uno scambio di insieme al governo, insieme alla Puglia, insieme al Piemonte, che già sono votato, per capire cosa cavolo vogliono fare. Ora, la famiglia IVA si è rifatta l'IVA, diciamo, e naturalmente si sì. Vogliamo vedere in questa voce, anzi fate dire da Michela tante... perché il noccio è il problema, prima ancora che quello industriale, è quello proprietario, nel senso che il governo deve fare un lavoro per capire di chi sarà l'IVA dopo questa fase di inserimento. Non è che il commissario per sua definizione possa stare servizio, no? Anche se questo è il paese delle mille proprie, però. No, no, ma sono d'accordo con te. E quindi o torna la famiglia, dopo che la famiglia a parte le persone penali, ha investito in una parte del patrimonio,
si individua un altro soggetto imprenditoriale, oppure c'è una, un pool in cui ci sono vecchi e nuovi. Io non sono mica partecipando per nessuno, dico le cose. Mi sembra anche abbastanza banale. Sì. Pubblico privato, pubblico privato, la francese, per dire, anche se non mi sembrano le cose di Renzi, certamente il fatto che il governo nomini un commissario nuovo sta a dire che il governo vuole mettere in campo una strategia diversa, perché no, perché fa abbastanza bene. E strategia che immagino poi nei prossimi giorni nel caso di licenze, immagino che il governo ci porterà. E infine bisogna capire se invece non bisogna ragionare su stabilimenti che vanno molto per conto suo, come un azionariato diciamo anche diverso, eccetera, ed eventualmente, ma non è questo che lo auspico, con un'alimentazione di genere che venga ad essere prodotta nel paese. Ci sta. Cioè, lo fai il cibo, arrivo nei cori se tu fai la parte segnata, come si chiama gli altri, il zincato. Tutto questo, 1700 persone, è chiaro che stanno appese in buona parte ancora per un po' di tempo, bisogna assicurare loro, diciamo, no? Diretto. Anche se possono sembrare un po' delette, no? E poi in tutto questo adesso sono un problema fisico, no? Bisogna rilacciare i rapporti per vedere chi eventualmente fosse interessato, così come capiamo, a occupare delle parti comunque, sì, è una cosa che comunque andrà confrontata con un commissario anche, certo. In modo tale che eccetera eccetera. Quindi è una stagione abbastanza complicata. Infine bisogna capire bene cosa sta accadendo in Piaggio, soprattutto a Renzo e a perché il casino scoppiaggio è una realtà che sembrava tranquilla. Non ho capito bene di cosa stiamo discutendo. Totali, raccolgo. Uno dei temi di conflitto è il trasporto. Certo. Io ieri ho parlato a lungo con il signor Rondino, mi ha chiesto di coordinare, cosa che farò pure. Un tavolo tra enti locali, cioè provincia, comuni, sindacati, aziende. Non riesco a contare la parola tavolo, però non so. Chiamalo table. Gruppo. Table, posso dire. Se non ho gruppo galattico. Faccio un gruppo galattico per... Questa roba qui è cosa. Questa roba qui. Allora finisce bene. Finisce bene. Rivedere la questione... Chiaravagna, perché quello che abbiamo fatto a Roma non è sufficiente. Portiamo giù a Roma De Vincenti la proposta il giorno che andiamo giù per Tirreno Power. E poi bisogna che noi invece per parte nostra chiediamo con Piaggio tipo, in cui definiamo le condizioni per eventuali operatori diciamo, interessati all'utilizzo. Sì, sistemata la questione dell'iniziativa Chiaravagna. Bisogna che noi definiamo per offrire, per non lasciare questi utilizzatori finali, scusate, venuta così, a un rapporto privato con Piaggio che potrebbe essere anche interessata, no? Quindi bisogna definire con loro. Si chiudessero le altre due. Sì, non si può, si dà l'ordine, l'accordo sindacale. L'accordo, diciamo, com'è? Chiaravagna. E poi, come dire, quanto liberi? E distretto della Aeronautica. Distretto della Aeronautica e a che condizioni? Insomma, nel senso che, sapete, un pezzo è demaniale, un pezzo è di proprietà. Anzi, bisognerebbe anche parlare con l'autorità portuale, per fare un altro tavolo in cui gestiamo insieme quella cosa, perché è chiaro che vanno coordinate le azioni dell'autorità portuale. E tra l'altro sarà obbligato a fare il procedimento di evidenza pubblica. Penso. Perché mentre diciamo il prezzo privato che lo vende a Lucinelli, a Vesco, più buono. Io con lui affari non ne faccio. Non ne fai. Io metto mio. Fai
campo della gastronomia e delle saghe, secondo me, queste fasi. Sì, no? Questo sì. Volevamo più da trattoria i due assessori. Vediamo come vanno. No, ma non è male. Vanno vicende no. politiche delle prossime settimane, se no poi. Insegna, non la faccio fare io, la fare il mio amico Costa. Certo. Sai come si chiamerà? Sai come si chiamerà la vostra trattoria? I due assessori emeriti. Il presidente emerito. Questo è vero. E quindi è molto complicato, però bisogna che noi, parlando con l'autorità portuale, con Piaggi, diciamo da una parte che condizioni vendono a tutto. E poi a che prezzo vendono a che prezzo tutto. Seconda cosa, come leghiamo, diciamo, l'utilizzo dello spazio privato, l'utilizzo di quello demaniale, perché non è che gli spazi sono praticamente, diciamo, limitari, non è che potrai, ma pensarci un po', c'è una cosa che ti vedo un po' anche il processo, anche se non sono tanto io. Vabbè. Adesso ero attratto dall'idea. Però potrebbe venire uno che lavora, non ha bisogno. No, ma io... Va bene, dai. Non è merito però io. No. Diciamo che il quadro è questo qui. Un paio di cose diciamo di questo genere sono l'elenco che poi giusto. Poi c'è Agnesi, ha scritto sì. Agnesi bisogna spingere, aveva promesso Castro anche dopo i 20 faceva l'incontro. Non è che gli ho messo, già riconvolto questo tavolo nazionale. Poi andiamo a vedere quelli della ma penso che vengano anche loro, no? Sì, non so chi la pensa, chi la organizza. Già voglio un po' tutto, no? Bisogna capire se sono gli enti pubblici che vanno a vedere, possono aspettare. Secondo me prima ci sarà l'incontro tra il territorio. E infine appunto facciamo questo incontro per il giorno di tutta la questione piattaforma. Visto che però tutti questi nodi affrontati e risolti anche brillantemente, diciamo, perché ce ne sono di parecchio importanti, che erano anche quelli che preoccupavano di più. Non lo so, non emergono con sufficiente incisività, colpa insomma del clima che non è propizio a questo. Perché non convochiamo il tavolo con i sindacati, il famoso tavolo dello sviluppo? Ah, basta, non lo sapevo. Quando è? Volevo chiedere questo. Perfetto, va. Tutto abbiamo lasciato fuori. Va bene, adesso qui ce l'hai in agenda. No. Sì. Non me l'hanno detto. Io ho chiesto forse l'allegato anche a te e a Montaldo. Secondo me è la sera, qua ce l'avamo lasciata, ma ce l'ho. Il 2 è alle 11. Basta, allora sono io che sono disallineato. Da Roma pure torno da Roma e poi torno giù. Comunque il 2 alle 11. Ragionamento di sistema, altrimenti continuiamo a piangerci addosso. No, infatti ho detto che la ragazza, che non dico che non ci sia da anche a te e a Montaldo, perché quella volta che abbiamo incontrato il sindacato. Ma questo è quello che hai detto tu, è il succo dell'intervento che vuoi fare. 30. Perché l'unico che è riuscito in uno di questi processi che non ha dato una possibilità diversa è stato Renzi con l'operazione Lotto. Perché la città è molto più fina. Però se posso finire un attimo il ragionamento. Invece il convegno della Confindustria, il titolo del convegno della Confindustria, mi potrei sbagliare, ma io lo leggo esattamente al contrario, nel senso che e c'è un intento positivo anche in quella. No, ma io mi riferivo alla presentazione di un disco. Ecco, sì, no, perché loro dicono di non perdere altre occasioni. Questo tema della velocizzazione di alcune scelte di vita è importante. Se posso dare diciamo un contributo, penso che la vicenda di Riva vada sgrossata diciamo con una certa velocità sulla questione. Diciamo, chiamiamola Riva, via. Sì, diciamo. Perché hai detto che c'è cioè va sgrossata con una certa velocità, perché va subito. Parlavo della prospettiva, io parlo del lavoro, invece l'hai parlato. Comunque la persona, diciamo, non c'è un mistero, insomma, che sta riprendendo ormai la situazione, che è quello che faceva la polemica, che è stato lungo fuori non dico dalla famiglia, ma dall'acciaio, si è occupato per il registro di carattere. Quello che faceva non sono sparito. Adesso, evidentemente, con la morte del padre,
abbiamo definito un po' di assetti, e da lì comincia, come volevo dire, ascolto tutti, poi vediamo. Sì, ho capito, sono d'accordo, bisogna trovare il modo di, anche nel fuoco di questa vicenda politica, che adesso vi parlerei per un quarto d'ora, di inventarla così, credo che abbia, sì, secondo me è stato molto l'agenda, credo vada un po', sì, è lunedì alle 10. Sì, lo so. Mi ha chiamato ieri sera. Sì, non l'ha detto adesso. Ieri sera non c'era la casa mia. Vabbè, no, dopodiché volevo condividere con voi un passaggio, un commento, una considerazione, nel senso che mi pare obbligatorio che, oltre a rispondere a domande, dico la mia opinione, è dopo giunta, diciamo, dopo giunta e dopo paese, dopo tutto, perché sennò si vengono sempre a parlare di mezzo. Castro mi dice che ci sarà il ministro della sanità. Lorenzin. Come si chiama? Galletti e De Vincenti. Parterre e De Roi. Dopodiché, appunto, è chiaro che bisognerà, con Borossa, eccetera, fare alcuni passaggi. Poi, cioè, il nostro gruppo è particolarmente grosso, anzi, diventa ancora più grosso. Nel senso che Donello, comunque, come dimissione di Pireda entra nel PD perché, essendo lei stata eletta nel listino, il subentro viene alle liste. Lo stesso meccanismo di Cavallo. Quindi si va a prendere il resto più grande nella provincia in cui quel partito lì è il resto più grande, che questa volta è il Pireda, perché dopo c'è stata Genova con maggiore. Quindi è Bonelli, quindi addirittura 15 milioni. Rifarò Eurosocialismo, Socialismo 2000 di Salvi, perché eravamo insieme. Sceso del Salvi. Certo, Caspezza. Io me l'ero dimenticata questa pagina buia della storia politica. Eravamo con Sceso del Salvi. Dopo il correntone Berlinguer siamo andati con Sceso del Salvi. Quindi diciamo gruppo il PD avrà, se non faccio male il conto, il 45% della rappresentanza consigliata, il 15-40, ma moltiplicare per 2,5, no, 15-47,5, no, ci possiamo fare tanto. Non è colpa nostra se anche, molti deputati di serie vengono del PD. Non credo che sia nemmeno un merito, però. No, non è un merito, ma neanche una colpa. Assolutamente. Mi riferisco al dibattito interno. Interno al PD. Interno al PD, non è che possiamo fare niente. Poi siamo talmente attottigliati che non abbiamo più nemmeno l'interno, sono una linea. Vabbè, mentre invece al posto di Fusco subentra. Si accetta naturalmente, ma questo parte per Bonelli subentra un muratore che però fa parte della CIDU, non lo so, non lo sai. La vita alterna molto. C'è tutto molto fluido. C'è un mondo tutto. Anche ad Arezzo non sono su muscatella di UDC. Vabbè, dai. Dipende dai problemi tuoi. È chiaro che bisogna fare dei passaggi complicati per la questione della tempistica, come ho detto. Che sono fatti da valutazioni di singoli partiti, gruppi, delle giunte, con gli altri deputati, ma abbiamo anche tra di noi. Poi diciamo passaggio in maggioranza e poi comunque portati anche con l'opposizione e anche un po' con l'opposizione, anche un po' con l'opposizione. Adesso è una responsabilità condivisa, decide anche fare di questa legislatura. Siete presente che noi siamo il discrimine delle regioni a statuto ordinario, nel senso che di 15 ne sono rimasti in piedi regolarmente 8. Quindi se cadessimo noi, come dire, sarebbe la normalità, sarebbe quella che si cade. Perché nel tempo Molise, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, Lombardia, ordinario, Lombardia, Piemonte, Calabria,
che voterà a ottobre, non sono riuscito a concludere il mandato. Non tutto questo mandato, ma adesso è il tempo. E quindi attualmente le regioni che andate a votare la scheda sono 8, sono due delle regioni del nord, o due tre perché le mie è geograficamente nord, Liguria, Arena, Famiglia, Toscana, Lombardia, Marche, Campania. Questa parte della Spagna statistica facendo molto meno affatti. La funzione di responsabilità che va decisa, va giunta, così, anzi, vorrei quasi dire più da quest'ultimo, per certi aspetti, è questa. In uno scenario in cui si fosse votato a maggio, votato con Piemonte, votare con l'Abruzzo, ma soprattutto votare con le europee, vorrei anche con traino di partecipazione significativa, e quindi l'affluenza più alta, eccetera, eccetera. E invece così, diciamo, uscisse da un contesto nazionale, diciamo, vecchio, passato, futuro, per l'otto delle otto regioni, diventa un po' una cosa, c'è capito, no? Questo dal punto di vista, come dire, di percezione politica del processo. Dal punto di vista, invece, istituzionale, nonostante un appello fatto in un momento di maggior, come dire, valore istituzionale, cioè la relazione sul bilancio del Presidente della Giunta, che non ha competenza in materia di legge elettorale, sono passati 6 mesi la legge elettorale, non si è fatta. Ora, vi sottolineerei una cosa, che guardando i voti delle europee, non si dice una cosa politica, si potrebbe pensare che non abbiamo bisogno, no? Noi. Ma è difficile misurare l'effetto di trascinamento di Renzi, diciamo, per l'Unione Europea, un effetto molto consistente. Ma a prescindere dagli interessi di partito, di coalizione, potrebbero anche non avere bisogno di fare la gente. È l'istituzione consiglio regionale, cioè quella che ha competenza, che è incredibile che non affronti. Sarebbe incredibile se non affrontasse per tempo il tema di una legge che garantisca la governabilità a prescindere dai voti espressi dai cittadini, perché una legge poi vale, insomma, no? Ed è incredibile votare il Presidente della Giunta con suffragio diretto universale e non essere sicuri che questo Presidente abbia i consiglieri per governare. Sì, certo, perché nei limiti naturalmente non si occupa, diciamo, di quello che fa Monti. Monti, avendo messo il tetto dei 30, avendo, come dire, impedito il recupero da 30 in su, il mercato del 95, non c'è quella la quadripartizione, no? Lega, Rifondazione, centrodestra, fa sì che se c'è una tripartizione spinta, il Presidente potrebbe non andare a vaccinare. A questo punto qui è un punto che noi siamo in 12, ma in 13. Sì, 12 nel senso che in questo momento siamo in missione, ma noi a dare competenze siamo 7 persone di una volontà, ma siamo 27. E i 6 mesi passati rendono anche difficile immaginare quel percorso possibile di modifica statutaria che va fatta in doppia lettura per poter fare la legge, diciamo, a maggioranza, se ci fosse come luglio scorso, un atteggiamento, diciamo, di disponibilità dell'opposizione, perché meno tempo hai, no? E quindi così arriva al cuore della vicenda, penso che vanno usata questo passaggio drammatico per dire assumetti la responsabilità della legge maggioritaria, che non può che significare che attribuisce a chi vince una quota fissa di seggi, che una mediazione possibile in quale potrebbero essere 17 a 13, ma non di meno, senza soglia e senza doppio turno, perché a favore della regione italiana è il doppio turno. Sono cose che dico qui, sono anche esprimi naturalmente, ma che non toccano a noi, ma almeno dire di valere la ragionevolezza, sì, no? Perché il listino non è il peggiore dei mali, il peggiore dei mali è la mancanza di governabilità. Il listino si è fatto bene, sì.
rappresenti la coalizione, un nucleo, come dire, di marcamento maggioritario. Il problema è che nel caso estremo, in tripartizione estremo, cioè un terzo, uno che prende un voto in più, i 24 diventano 8, 8 e 8. 8 più 6 insieme a 14, il presidente più 15, più 30 più. I numeri sono semplici. No? Poi è chiaro che non si verificherà statisticamente, però le leggi elettorali sono fatte per funzionare qualunque sia la decisione che prende il lettore, non è mica colpa loro, colpa nostra se succede quella cosa. Però è chiaro il numero, no? 8, 6, 14, 1, 15. 15 su 31, cioè una cosa pazzesca. Come si fa? Senza contare che in teoria potresti avere un quarto candidato, no? Un quinto candidato a questo punto, come dire, è ancora peggio, no? Come fai a sapere se la Lega non presenta o no? E quindi diciamo che la prima cosa dovrebbe essere questa qui, diciamo, un'assunzione di responsabilità politica, diciamo, istituzionale collettiva per dare alla regione una legge elettorale maggioritaria, che non possiamo fare noi, perché se andiamo in quella direzione lì, se si fa la legge settorialistica, settorialistica bisogna mettere una compensazione, perché il destino comunque è maggioritario, perché se fa il proporzionale allora è il destino, no? Il proporzionale è quasi sicuro che sono governo, no? Bisogna avere il 51%, comunque il 51% ne prendi 16, no? O 15, perché ti basta il 51 per avere 16. Dopodiché rimarrebbero due questioni, preferenze di genere sì o no, che secondo me va messa. Naturalmente poi dipende da... E poi c'è un secondo tema, che è la situazione di mentale il peso della politica. Sono non si sbalocchiamo da questo, nel senso che ometto un meccanismo che equipara i generi eletti nelle quattro circoscrizioni, oppure lascio un meccanismo che concerta gli eletti su Genova e che assicura il piccolo di sapere dove eleggono. No, la cosiddetta. Dopodiché ci sono varie altre questioni. Questo sono i mesi in cui bisogna fare la programmazione dei fondi. E sono quant'è totale, quant'è più o meno un miliardo di più. Miliardo per tutti i fondi, sì. Di più forse. Allora, sì, di più. Il mio sono 3.400, dai. Quello di tipo? 3.50. Quello di 3.13. 313. Siamo un miliardo più la PSC. Cioè, 1.100.000 più anche. Wow. 1.200.000 e saranno 1.300.000. E non per scelta nostra, perché non è che arriva adesso perché noi siamo in Italia. Arriva adesso perché arriva adesso. Perché l'anno in cui si fanno le programmazioni dei fondi europei, quello successivo a scadenza. 37 marzo perché c'è rischio di sette pittura e quindi in questo anno si fa la programmazione di fondi. Poi queste sono le settimane in cui mi chiudo la vicenda del TPL, ma non è una soluzione abbiamo trovato, no? Il dottore ha comunicato che la provincia di Savona ha sempre firmato la prova. Nel senso che alla fine non abbiamo detto che si venga l'uovo la gallina, ma che vengono insieme. Nel senso che agenzia e proroga, se c'è l'agenzia c'è la proroga, se non c'è l'agenzia non c'è la proroga. No? Poi la proroga scritta in modo più esplicito sarà impugnata, 90 su 100, andrà in corsa, riceveremo, ma nel frattempo parte la gara. E qui noi a marzo siamo in grado di dare questa gara, no? Ma già da quest'anno, attraverso più di 7 mesi, 8 a oggi. Con le procedure che mancano, dove? Essere ottimista. Essere ottimista. Oh. E, vabbè, però adesso se va. Sì. E poi se il quadro, diciamo, socio-economico, è quello descritto poc'anzi, no? Aggiunto tante cose, garanzia di prova. Io penso che sia una cosa dei responsabili, diciamo, non aggiunge, no, come dire, non conclude in un momento in cui poi insomma scusate ma è chiaro che sono successe anche altre cose, no?
successe cose gravissime, con tutti quanti di morte di mondo politico, le varie ponenti. No? Ha tolto la rappresentanza a questa regione, è andato completamente in crisi l'assetto finanziario di questa regione, fatta la fondazione. La banca si deve fare anche indagini molto forti, con la fondazione ci sono acquisizioni, insomma, vicende delle gente molto complicate. Questo è molto anche la banca, diciamo, la chiesa. Siamo in un momento di smarrimento, no? C'è una situazione comune di genere abbastanza complessa, ma il momento è stato evidente. E quindi le principali vicende di cui stiamo parlando hanno avuto, come è giusto, per carità, a livello regionale, un punto di riferimento, una giunta molto forte. Perché? Un po' perché è giusto, ma è un po' per quello che è successo, ha accentuato il nostro ruolo, no? E quindi avete già capito come la penso, diciamo che o si faceva, diciamo, un'operazione per diciamo, per Piemonte, cioè, per scelta per caso, non per differenza, non perché il Piemonte fosse di Stato, o di chiaro, cioè. Oppure bisogna chiudere questa partita, perché anche in Italia l'ha aggiunto il Consiglio. L'unica cosa che posso aggiungere è che sulle vicende di cui si parla io penso che non avrei voluto pronunciare parole più nette, che la Giunta non potrebbe aver avuto un comportamento più sobrio, già, non è da dire tutti i voti. L'ho detto qui, l'ho detto qui, tre salse. Questo è il punto. Quindi penso che bisogna fare un percorso, partiti, maggioranza, consiglio, in cui poi ho anche chiesto, diciamo, alla sua parte finale con alcuni, che anche questa roba del numero legale, specialmente un giorno in cui il presidente, il vicepresidente, su una roba per questioni, diciamo, per cui siamo obbligati ad andare, no? Il fatto della salute, il fatto del fondo della sanità, Concordia, Tirreno Power. Certo che poi bisognerebbe che tutti gli altri ci fossero, lo so, va bene. Però è anche un po' un dovere, come dire, repubblicano, no? Per tutti che hanno disciplina repubblicana, per far funzionare le istituzioni, specialmente in giorni in cui alcuni di noi sono. Se non fossimo andati a Roma per la Concordia, cosa avrebbero fatto? Se non andassimo a Roma per tirare un palo, cosa ci direbbe? Se è obbligato che andiamo là, per lo più, tra l'altro, a fare cose che il Consiglio ci ha chiesto di fare anche per suo conto, mi pare che è un po' dovere di tutti garantire che l'ente possa funzionare anche per il mondo. Lo so che noi non facciamo quorum, ma siamo come vero. Però, insomma, poi c'è anche, mi manca un po' anche, mancano le figure principali, bisogna farsi una portata per tutti, con tanto ha fatto le riunioni, ha fatto la salute, ci deve andare, se no, sono la base di casa. Qui penso che sia, adesso ripeto, non so quando, ma bisognerebbe trovare il modo di condividere un po' questo orientamento tra le diverse cose gruppi, tra diciamo, la maggioranza, ma poi con il gruppo di una condizione. Assumere anche un po' la responsabilità di impegnare il Consiglio in alcuni atti significativi, ma anche questa vicenda qui di cui stiamo parlando del Consiglio. Ma adesso io non ho problema di carattere, ma la parte che il presidente di un'associazione che rappresenta imprese importanti dice che lui su questa legge qui va al TAR e non aggiungo altro, no? Lo devo aggiungere. Cioè, se uno non sa che la legge non si può fare. In realtà dovrebbe essere un'associazione. Ma poi come facciamo a trattare i privati come il pubblico? Cioè vorrebbe dire che i privati decidono con la destinazione d'uso. Non so. Ma io veramente faccio fatica a capire questo paese dove sta andando. Meno male che sono giovane che tira il dritto. Cioè, noi abbiamo applicato, cioè, lo Stato consente a un pubblico venditore di cambiare la destinazione di uso. Adesso accompagniamo questo processo fino a rilascio della concessione.
Attenzione, anche se la legge ci avrebbe consentito di scavalcare, come non abbiamo fatto, abbiamo condiviso il percorso con loro anche quando questo ha comportato un significativo allungamento del tempo. E quindi siamo arrivati a cambiare destinazione d'uso col pieno consenso dei comuni, che in un caso, cioè, non solo, come dire, ci hanno messo più tempo, ma era giusto fare così, ma hanno anche significativamente cambiato l'impostazione nostra. E con modalità anche meno effettive dal punto di vista del mercato, anche se però fanno uno sforzo per compensare l'impatto. Quindi, io dicevo poi a un rappresentante del Corriere dell'Organizzazione, ma di cosa stiamo parlando? Certo, questo è poi un argomento usato per... come facciamo a dare al privato questa possibilità? Come si fa a dire che un privato si cambia destinazione d'uso da solo? Non so. Di cosa stiamo parlando? Poi, se invece chiedessero la cosa ragionevole, le vediamo, no? Ma stiamo facendo. Ma è chiaro che questa materia non può che essere un aspetto pubblico, quello di questo paese, può cambiare destinazione d'uso. Poi la parete è difficile, ma abbiamo avuto anche 80 anni di differenza l'altra volta, no? Cioè, quando giudichiamo un percorso di un ente che ha lasciato quella via lì, l'altra volta abbiamo fatto più 80 anni sulla nostra valutazione, no? Sì, non è una via proprio cretina, una via coscienza. Adesso becchiamo un momento buono, aspettiamo un momento negativo, pensiamo anche a quello. D'altronde, avete visto il Corriere della Sera, no? Forse sabato domenica, le ragioni che sono rimaste a posto sono 8. Liguria, Veneto, Lombardia, Emilia, Toscana, Marche, Basilicata, Paolo e Portosa. Ma di queste 8, 7 che non sono mai andate, come diciamo di rientro, una sola traccia agli altri non è uscita la nostra. Va bene, niente, se volentemente condiviso proviamo a fare così, lo dico un po' anche agli altri, ascoltati di voi, non ho fatto tanti confrontati. Se siamo d'accordo proviamo, non sapete più da incontrare, dico. Faccio comunicato. È una cosa banale, però una accortezza organizzativa, se fossile d'accordo, visto che ci sono anche tutti questi impegni romani per cose importanti, ci sono questi problemi rispetto ai numeri, cioè decidere anche di fare, perché io sentito anche un po' nelle altre regioni, siamo lì, non ci facciamo un consiglio una volta alla settimana. E poi gli impegni sono tanti, si sovrappongono, magari dedicare un giorno anche, come dire, a oltranza. Parliamoci un po'. D'altronde, quando si fa le pratiche la mattina, tutte le interrogazioni, pomeriggio e sera, interpellarci, ma avevamo il presidente che poteva anche sì, concentrare un po', andare anche più lungo il giorno. Sì, i consiglieri hanno il tema delle giornate, che non si è capito. Vabbè, adesso se siamo d'accordo facciamo per sé. Prospettiva saranno anche regole da cambiare quelle. Non vedo altra possibilità, sinceramente. Poi per quanto mi riguarda per capire anche la pizza. Però cosa dobbiamo fare? No? Poi quello che è successo, io non prendo la parola, ho detto in una telefonata, diciamo, senza sapere di essere consultato. Perché è evidente che lì siamo di fronte a un'altra roba, no? Non siamo di fronte a quelle cose che non sai dove è il conflitto, no? Ma non voglio aggiungere neanche niente. Non so, se avete altre opinioni, ditelo, se no chi può partecipare oggi, partecipi e decidere di dire. Poi so, forse rientrando, no? Su due volte e trovare un momento. C'è una maggioranza per magari un passaggio più vasto, magari una riunione dei consiglieri, non dico solo a tutti. No, voglio aggiungere solo una cosa che dimenticavo.
No, voglio dire solo una cosa, perché oggi ho visto che si recita il giornale sulla vicenda. Allora, l'azienda del Mogena, cioè Genova un secolo fa, in Liguria fa delle cose, però non è che si possa fare niente. Nel senso che ha vinto una gara per fare il porto di Savona e tramite una cosa privata fa la serie di MSC. Poi ha un impianto di Cassoni a Montese Sestri che è interessato all'operazione di trattamento a mare per il suo impianto. E quindi abbiamo due alternative, o prendiamo 30-40 posti a Roma, cioè quanto siano, o lo prendiamo. Non so cosa c'è da aggiungere. Non merita discussione. Cosa c'è da aggiungere? E qui ci stiamo occupando di ricollocarlo, a meno che non prevale la idea che questa attività non venga perdere. Stiamo ad oggi, a causa di queste opinioni discordanti, non è ancora stata ricollocata, per cui il rischio effettivo che poi scelga altri... Se va avanti, Eugenia, certo. Ecco. Certo, ma non lo vuole, diciamo come abbiamo fatto. Si può non parlare con nessuno, non si può. Se va a vado l'accordo. Visto che è stato. Ma come dire, ma poi scusate, ma se c'è un problema che questa persona partecipasse all'iniziativa col mondo imprenditoriale, potete dire come si fa l'iniziativa? No? Un po'. A quel momento abbiamo invitato un imprenditore importante che pure ha vinto la gara per questa cosa di là. No? Se anche questa è una colpa, io non c'è difesa. Se poi un anno dopo questa persona, la cui colpevolezza sta dimostrata, emerge che avrebbe fatto o non avrebbe fatto, altrimenti io non ci posso più fare niente. Lo devo fare? Un conto di... Beh, io faccio un esempio. Durante la fase calda delle banche, la banca, io non ho chiesto incontro a nessuno, ma entrambi i contendenti hanno chiesto un incontro a me, io li ho visti. Cosa devo fare? Cioè, cosa devo fare? Cioè, hanno 6.000 dipendenti, questi qui si scannano appena di parlare, poi così ho dico tutto, ho visto il presidente, ho visto la Banca d'Italia, come non ho mai detto. Così specificamente mi sono fatto un'opinione, ho sentito tre campane, la 1, la 2, la 3, dopo con la terza mi sono fatto un'opinione. L'ho vista. Cioè, ma dico, ma gli amministratori incontrano i soggetti fondamentali del territorio, no? Allora, si può fare una colpa agli amministratori se con quei soggetti condividono comportamenti sconvenienti, no? Ma se no, non si può. Se vuoi fare una cosa, no? Io comunque, per quanto mi riguarda, di fronte a questa gente qui, io non muovo di lì. Anzi, faccio parecchi passi avanti. Perché è una cosa, diciamo, inaccettabile. Una cosa non mi fa caso per quello che c'è. Mi caso, ho contato un imprenditore, la tua inorabilità, al momento non c'erano. Discussioni, uno, certo, adesso come dire, dopo uno, no? Perché il discorso, come dire, pubblicamente, tra l'altro, ho invitato a presentare quello che fa, è una città, è una città, il lavoro che si mette, in cui in corso di investimento pubblico ha 300 milioni di euro, che ha deciso tra l'altro numerosi governi. Cosa bisogna fare? Però, considerare a posteriori un comportamento, come dire, non è chiaro, cosa è venuto l'anno fa, quando avvenne la nostra città, non tempo il minimo commento, un atteggiamento che si qualifica da solo, no? Che si qualifica di tutti, chiaro? Posso aggiungere, perché altro è stato abbastanza incredibile il titolo, perché stiamo parlando di una vicenda così chiara, c'è il ribaltamento a mare, il ribaltamento a mare va proprio ad essere collocato nelle aziende, nelle zone dove c'è questa azienda. Questa azienda chiede udienza per poter essere ricollocata, ci sono delle ipotesi in campo. Per un dovere di trasparenza chiamiamo il municipio affinché si faccia una discussione pubblica con loro. Il municipio manifesta delle perplessità alle quali, diciamo,
E noi abbiamo provato a dire, ma comunque sia, anche se è legittimo che loro abbiano delle perplessità, soprattutto sul tema, diciamo, dei rumori, è comunque un rischio anche il fatto di perdere dei posti di lavoro. E in questo caso addirittura l'azienda proponeva di espandersi, diciamo, di avere un ulteriore rafforzamento occupazionale, quindi mi è sembrato giusto far presente questo, questo aspetto. Per chiudere questa vicenda, che poi è l'unica che ha un senso. Dopodiché, se posso dire, io in questo caso non ho avuto neanche il contatto con l'imprenditore citato, ma con i suoi tecnici, come ovvio che sia nei casi, diciamo, di riunioni tecniche. Quindi rimango sconvolta, cioè che se uno si occupa del fatto di cercare di garantire un po' di posti di lavoro sul territorio, il merito, il municipio, il comune ci dicono se vogliono provare a collocare nell'ambito della città questi enti posti. Se lo vogliono, li aiutiamo, se non lo vogliono, non lo fanno. Ad oggi non c'è ricollocazione, nel senso che ancora la discussione è molto intensa, quindi può anche darsi che alla fine non si trovi una soluzione. Lo vogliono, penso che troveranno, diciamo, la città molto volentieri. Ah. Vabbè, dai, non avete capito come l'ha preso. Io poi l'ho fatto così, e come credo che anche ora avendo compiuto 60 anni da parte di Italia. C'è il nuovo manifesto di Italy. Eh? Tutti vogliono mangiare italiano e c'è il morso di fare saccherina. Ah, sì? Che genio. E questo tu devi imparare a portare in termini pubblicitari gli avvenimenti. Comunque, carina, tutti i latini che sono stati una fonte di grande ispirazione, diciamo, torniamo. Un motto geniale. Malo bono. Infatti io penso che questo qui sia un momento in cui... Lo spiego? Ah, Vespo. Beh, Master Bono. Fatto. Ex Malo Bono, credo che lo capiscono anche i comunisti. Non perfettamente, ma ma scusate, ma è una fase politica chiarissima questa, perché noi usciamo dal 92 mettendo il posto di Craxi per lui. No. Adesso c'è un giovane che anche con la forza internazionale indica una prospettiva e il paese lì va in scoria molto negativa. È una prospettiva. Mi dispiace non avere 40 anni, avere 60, ma se volete, ma il pubblico lo finirà a sindaco, la seconda compagnia, la terza deve essere in pensione quando finisce. Poi gli avete dato abbastanza. Però è un momento positivo. Pensate alla Liguria, no? Senza fare i nomi di antipatico, ma pensate a Iopulano, che è un nome positivo, è una fase molto bella. Ma pensate cosa vuol dire che a 20.000 c'è Iopulano. E che quegli altri pagavano i voti 30 euro uno e 50 euro due. Ma è buono, ma insomma, è abbastanza evidente che siamo in una fase di cambiamento. Poi mi dispiace non poter arrivare a dire la mia attività, cioè. Però il paese è un paese in pieno rivolgimento, no? Cioè, se pensate di occuparsi della vicenda di Scoccia Cantone, che è quello che ha combattuto i canalesi, calico la miseria, lì c'erano magistrati, corte dei conti, finanze, ma sotto le acque, politici, ma che politiche politiche? Questo qui è un paese. Io tutta la fiera funzionava così, ora occuparsi di questa cosa qui c'è cantina. Poi non farà tutto, ma hanno sciolto la storia che hanno fatto fare sull'università, bastava leggere per parere per capire che non l'ha sciolto, so. Io ho letto per parere, questi qui vanno sciolti, l'ho sciolti subito. Da 100 persone, no? Vedete cosa? Da 100, poi vengono a rompere palle a noi con i tagli lineari. Da 100, l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici. C'è scritto un parere, che non so se l'hai letto, Gabriele, l'altro l'ha letto. Cioè... Vabbè, basta, dai. Va bene, possiamo dire due cose prima di finire? La prima è che Vaccarezza ha firmato, quindi ce l'abbiamo fatta per la proroga... No, perché Vaccarezza sta trattando anche per i rifiuti. Allora, ha firmato e vogliamo ringraziarlo perché è stato, diciamo... No, nel senso che vogliamo dargli atto di avere avuto un comportamento collaborativo. Sai che mi costa molto, non per la sua fede politica, per
calcista. Beh, io non ne so niente, quindi sono laica. Comunque, a parte tutto, è stato collaborativo e abbiamo raggiunto almeno... È un grosso problema. L'altro è che oggi volevo dare l'annuncio del fatto di che stiamo per firmare la convenzione con RFI per la riapertura della Via dell'Amore in questa, nella primavera del 2015, un pezzo di Via dell'Amore, che è quello lato Manarola fino al Baretto, e poi dobbiamo poi decidere come andare avanti sulla parte centrale, però è un, siccome è un bel segnale, io non so se la vuoi dire in conferenza stampa, se vuoi invece che la facciamo comunicare. L'uno e l'altro. Va bene ragazzi, avete capito lo spirito in cui affronto questi mesi, secondo la squadra so che è come me. Bella, mi hai dato una bella idea. Sto cercando di costruire un nuovo gruppo consigliare, lo chiamerò Eurosocialismo 2000. Perché lui... Socialismo 2000, di salve era socialismo 2000. 2 euro perché siamo... Ok, la guardo. Socialismo 2000. Ah sì, sì, ma l'avevo un socialismo 2020. Potevo guardare come si fa. Socialismo 2020. O non vi sciogliete, però. Fuoco ragazzi, la giornata è lunga. Ma che in pochi anni ne ha creati 700. Ne avrebbe, oh, vedi, Sarmina Vini fosse rimasta, è molto interessante. Se può venire, sì. Università, vanno al ballottaggio Comanducci e Massato. Che botta per la tua. Comanducci e Massato. Non posso neanche fare con la categoria. Io sì. Comanducci è stato mio professore. Sì, tu sì. Filosofia del diritto. Il senso dall'altro. Ma comunque non c'è Comanducci. Paolo Comanducci. Cioè il vantaggio che aveva il primo giro era molto... Ci mette tanto o vado avanti? Allora, questa azienda, se diciamo, se avesse avuto o avesse in futuro le condizioni di poter crescere qui, adesso crescere qui, ma adesso sono via l'ingegnere, il dottore, non so, di più. Lei è un fisico, no? No, sono ingegnere nucleare. C'è sempre scritto ieri, fa poi c'è sempre. E qui adesso ci racconta quello che fa, comunque è scritto in esterno simile nella carriera che avete, e quello che potrebbe fare se ci fosse le condizioni. Prego. Va bene, vi do una sintesi in pochi minuti. Noi siamo una società nata dalla ricerca. Io lo dicevo a tutti, facciamo una cosa scrivere, quindi non lo e poi facciamo una cosa ancora più breve nella stampa. Noi siamo un'azienda nata da un gruppo di ricercatori nel settore che sta a metà tra l'elettronica e la meccanica, nel senso che noi controlliamo l'energia e il movimento, quindi dalla potenza elettrica alla potenza meccanica e viceversa. Questo vuol dire motori, diciamo organi elettromeccanici che creano il movimento e l'elettronica che li controlla. Questo perché anni fa questo era un settore assolutamente vergine, in cui non operava nessuno ed era tutto da scoprire. Noi che siamo dei ricercatori in questo settore qua abbiamo cominciato a operare in questo campo. Il che vuol dire fare macchine abbastanza strane. Uno dei primi congegni che abbiamo fatto era un dispositivo per il controllo dell'ugello del missile Ariane 4. Come si fa a pilotare un razzo? Non c'è uno sterzo. Però si posiziona l'ugello del missile in maniera da puntare il getto di gas in una certa direzione. Questo viene fatto con un mix di elettronica e di campi magnetici. E questa è la nostra specialità.
un'azienda che nasce da delle idee ma da zero soldi, per forza deve cercare dei settori molto difficili dove gli sviluppi tecnologici vengano pagati. E quindi l'azienda è nata facendo cose per l'ente spaziale europeo, facendo i sistemi di movimentazione dei più grandi telescopi del mondo, cosa in cui ormai siamo leader, e quindi facendo macchine speciali. Da queste poi abbiamo derivato delle macchine normali. Normali vuol dire non progettate ad hoc, ma fatte per un catalogo, e poi dal catalogo il cliente prende qualcosa. Cosa sono? Sono sostanzialmente i muscoli dei robot, quindi i comandi elettronici e meccanici che fanno muovere in maniera controllata delle macchine. Questo vuol dire appunto un robot che prende l'oggetto e lo mette lì, o la macchina utensile che prende un pezzo di ferro e lo ritaglia fino a fare un oggetto piuttosto delicato e complicato. Questo è il nostro settore. Settore evidentemente in continua crescita. Quello che può essere interessante è che è un settore in cui l'Italia 15 anni fa era prima al mondo, perché i motori a controllo elettronico, come tante altre cose, sono nati qua. Quello che poi è successo è che tutte le aziende che hanno fatto questo, io li conoscevo tutti perché eravamo tutti della stessa nidiata, tutti meno una, noi, sono stati comprati da multinazionali straniere. Oppure perché perennemente a corto di risorse, di soldi, di spazi e così via. Vabbè, noi invece siamo sopravvissuti. La parte di alte prestazioni, che è assolutamente il nostro punto di forza, prevede l'utilizzo di terre rare. Questi elementi che si trovano solo in Cina sono quelli che servono a fare magneti di altissima energia che quindi fanno prestazioni molto elevate. Questo fa sì che nell'anno di grazia 1999 eravamo già in Cina a cercare di intessere rapporti per avere il controllo di questa tecnologia. Da questo è nata una phase Cina che è stata fondata nel 2000. In quale città? A Ningbo, che è a sud di Shanghai, subito vicino a Shanghai. E questa attività si è sviluppata un po' per darci la tecnologia delle terre rare che ci serve, e un po' pensando che un domani, allora in Cina c'erano solo biciclette, il mercato dell'automazione sarebbe esploso lì, e se non eravamo già lì, certamente non facevamo niente. Bene, questo è un settore che cresce da tutte le parti, quindi la Paese Italia ha lavorato e lavora prevalentemente per l'estero, perché a fronte della distruzione dell'industria italiana, per fortuna noi lavoriamo per tedeschi, americani e più o meno tutto il resto del mondo. E quindi con anche negli anni di crisi richieste crescenti. La Phase Cina ha faticato per i primi anni, poi a un certo punto il mercato cinese è esploso ed è cresciuta molto più rapidamente di noi. Naturalmente un'azienda come questa ha bisogno di spazi per fabbricare. Tra l'altro gli organi meccanici che facciamo nel tempo diventano sempre più grossi. Ultimamente si è lavorato nel settore eolico, fotovoltaico, energetico, una conversione di energia. Un generatore per eolico tipicamente è una macchina che va dai 3 ai 5 metri di diametro. Un motore per i torni verticali, altro settore in cui l'Italia è leader, anche se non lo sa nessuno, è un motore che ha dai 2 ai 4 metri di diametro. Quindi necessità di spazi è abbastanza importante. Non a caso, nel 2008, pur se all'inizio della crisi, abbiamo comprato un terreno in a Genova, tra l'altro su una vecchia discarica da bonificare con i soliti problemi idraulici delle tombinature che poi scoppiano, eccetera, eccetera, con ottima intenzione di scoprire la tombinatura, fare un bel lavoro, tirare fuori tutto e fare la sede. Stessa data abbiamo comprato un terreno in Cina. Volete sapere come è andata a finire? In Cina ci lavorano 700 persone e qui c'è un prato pieno di erbacce e stiamo ancora aspettando le autorizzazioni. Detto questo, l'azienda cinese con 700 persone, va detto che l'85% del fatturato che fa resta in Cina, che noi non facciamo dell'outsourcing, semplicemente inseguiamo il mercato. Il mercato cinese è diventato molto importante, meno male che abbiamo la Phase Cina. Non costa un euro di meno fare un prodotto ad alta tecnologia in Cina, solo che bisognerebbe poterlo fare. Se noi non abbiamo gli spazi per metterci le macchine, va a finire che io o rinuncio al cliente oppure vado a farmi fare il pezzo in Cina spendendo uguale e forse anche di più. E questa è la situazione della Phase oggi, che comunque continua faticosamente a crescere. E questo è quanto. C'è dell'altro che posso dire? No, mi sembra che no, ho spiegato che stiamo vedendo ancora, diciamo, quella e altre possibilità. Poi le discussioni fatte prima, è importante capire se questa città vuole aspettare di importare, perché anche in questo caso è molto innovativo,
prima che si mette una fase di questa umore, inquina, che tanto dipendenze saranno, ma saranno, il 90% saranno reali. Sicuramente, facciamo tutta la ricerca e sviluppo qua. Progettiamo elettronica e pezzi di motore. Poi tipicamente ci facciamo fare i pezzi meccanici, a Genova facciamo assemblaggio, collaudo, collaudo di precisione, facciamo motori per sottomarini, per esempio, facciamo un'elica senza asse per fincantieri, che è uno dei loro asset tecnologici, in realtà l'abbiamo sviluppato noi. Però bisogna poterlo fare. Va bene. Mi pare che la stiamo facendo molto già, no? Questa cosa qui. Ho risultato adesso ingegnere. Vi dava un attimo un flash sulla commessa delle ascensori. Ah, questo è interessante. Giusto per dare un'idea di come funziona l'azienda, noi abbiamo conseguito 2 anni fa con la Otis, nome noto nel settore di ascensori, Otis americana, ci hanno affidato la progettazione e l'esclusiva produzione. Molto forti in Cina. Molto forti in Cina, esattamente. Dei motori speciali per i supergrattacieli. Era posto, prima di venire in costa. Allora abbiamo delle conoscenze. Sono fatti i motori per gli ascensori. Facciamo i motori per gli ascensori oltre i 300 metri di altezza. Quindi gli ascensori dei super grattacieli. Sì, è uno sparo. Fanno 50 km all'ora, verticale. Sono motori che arrivano a 1,5 megawatt di potenza. Quindi voi tenete presente che un motore di questi sfonderebbe questo tavolo perché ha 1 metro di diametro e 1,5 metri di lunghezza, con una struttura tutta strana in cui la parte esterna è ruota e la parte interna ferma. Per farlo abbiamo sviluppato vari brevetti. Il prodotto piace. La maggioranza di questi aggeggi in effetti va in Cina, perché oggi i grattacieli tendenzialmente si fanno in Cina e in Arabia, quindi un po' vanno lì, un po' vanno là. Uno va a Riyadh, che stanno facendo un grattacielo alto 1000 metri. Uno. 1000 metri? 1000 metri. E tra l'altro per farvi ridere... Per andare a vacanza in montagna vado lì. Un elemento di leggerezza per provare tante cose. Questi disgraziati qua si fanno l'ascensore a 3 piani. Nel senso che la cabina ha 3 piani di... Il piano inferiore è per tutti. Il piano intermedio è riservato alla corte, il piano superiore è solo per la famiglia reale. E vabbè. Comunque questa è una delle cose che la famiglia socialista, con Cesare Salvi, tu eri di tutte le stranezze. Quindi noi progettiamo in media 3, 4, anche 5 motori nuovi al mese in un'azienda che progetta l'impattata, anche perché appunto queste macchine sono tutte dedicate a dei progetti e vanno a finire praticamente tutti all'estero, salvo che quelli che vanno nella macchina utensile, perché l'industria della macchina utensile italiana è tuttora molto forte, anche perché esporta tutto, naturalmente. Bene, il quadro è abbastanza chiaro, delle volte era già anche che seguiva ancora il tempo, anche con sopralluoghi, diciamo oggi, ma l'hai detto, sì. Proprio sei un po' Lorenzo. E quindi seguiamo un po' gli esercizi. Bene, adesso noi abbiamo un po' il programma che è il festeggiamento della Rainantes, come si chiama? Rainantes Imperia. Imperia, Imperia, sapete. E il mio ascolto femminile, inviteremo a fare una festa con loro. Dopodiché, se lei ha piacere, chiederemo di ripetere questa discussione breve alla stampa, che comunque... 13:30. Sì. Che comunque ha ricevuto o riceverà, diciamo, la scheda. E la liberiamo verso le forze parali. Non c'è niente da mangiare, non c'è andato. No, ho comprato io la focaccia. Ma sono... Ma come c'è una delle ragazze, vero? Sì, femminile. Allora, femminile. Andiamo no, io per primo. Non ho detto che roba. Sono roba, no. Allora, c'è due parole. Sono nuova. Vesta femminile. Lasciamo stare.